Ciao a tutti! Neanche il tempo di riprendermi da quel massacro per i neuroni che è stato 365 giorni che in tanti di voi mi hanno segnalato che mi sono perso una cosa per strada. Non lo credevo possibile, ma probabilmente il mio corpo, i miei sensi, non so, il mio spirito di autoconservazione mi ha tenuto nascosto questo presagio terribile. Proprio è uscito in realtà un mese fa e io ci sono passato a fianco senza saperne nulla. Giustamente, ripeto, alcuni di voi mi hanno detto: guarda che c'è quella roba lì adesso e non hai fatto la reaction al trailer, come hai potuto? E io: come è uscito il trailer? Sì, non ci giro troppo intorno. È uscito il trailer del quarto film di After, che deduco uscirà in autunno, a settembre, non lo so. E è uscito più di un mese fa il trailer in italiano. In realtà il trailer straniero, in inglese, è uscito diversi mesi fa e io non mi sono accorto di nulla. Quindi, ripeto, neanche il tempo di celebrare il funerale per i miei neuroni che devo già di nuovo immergermi negli abissi più oscuri e disagiati, non dico del cinema, ma della produzione audiovisiva, mettiamola così, perché non voglio usare paroloni. Ok, quindi sono armato di cuffie arancioni, che voi sapete utilizzo per evitare drammi col copyright, poi c'è il fair use, non si capisce mai niente cosa si può far vedere, cosa non si può far vedere, quindi io non rischio. Tanto credo che sia abbastanza di intrattenimento anche solo vedere le mie facce. Sono 2 minuti e 21 di trailer, After 4, After Ever Happy, che poi che cos'è questo titolo? Vabbè, After Ever Happy, sembra il nome di un nuovo aperitivo. Un nuovo aperitivo analcolico, va bene, iniziamo. Ho paura, ho seriamente paura, ma tanta. Ce la posso fare. 3, 2, 1. Scusate, devo già stoppare, perché Tessa ha scoperto degli scritti di Ardyn. Ardyn, colui che butta i mobili contro le pareti, che gli fai una cosa e gli dici che oggi ha più occhiaie del solito ed è in grado di squartarti, vista la sua immaginifica capacità di gestire la rabbia. Scrive dei diari, credo, perché da quando è che scrivi di noi? Quindi o ha trovato la sua indole letteraria o chissà cos'altro. Ah. Vabbè. Ah. Allora, lui sembra quasi che si ricordi del passato felice con Tessa. Anzi, con Tessa sembra aver trovato un equilibrio. Lei è sul letto, lui le dice ti amo. Fa per alzarsi, ma lei gli dice resta. Ah, è vero che finiva col finale cliffhangerone! Vabbè, il finale cliffhangerone che lui scopre che il padre ha fatto robe, o trova il padre, non lo so, ritorna al padre, non mi ricordo. Però c'è un'inquadratura che ci ricorda il suo finale tragico, con Tessa che dice Ardyn ha tanti demoni. Continuo a trascinarti nei miei casini, Tessa, e non va bene. Comunque in realtà, non va bene. Comunque in realtà, sarà che ho appena visto quella porcheria di altri 365 giorni. Però, nonostante sia palesemente l'ennesimo capitolo di una saga trash, devo dire che, siccome è girato in modo normale, mi sto un attimo rifacendo gli occhi, vedo delle inquadrature, non dico geniali, ma comunque delle inquadrature fatte bene con una fotografia decente. Gli attori sono sempre quel che sono, però almeno possiamo avvicinarci un po' di più al cinema, dai.
Ma sta scelta registica proprio brutta, primi 2000. Siccome Hardin è afflitto dai demoni, lui è in questa sala, in questa stanza, in mezzo a una festa un po' da centro sociale, lo vedi lì che è tutto dark, con le scritte. C'è lui fermo sul divano che senza nessuna espressione recitativa fissa il vuoto, ma è vuota anche l'anima in questo momento. E per lasciarci intendere che tutto il mondo scorre senza di lui, c'è questa scelta registica stile Madonna Ray of Light, un videoclip del 98, quindi veramente vedere queste scelte registiche del 2022 non ce la posso fare, con tutta la gente che si diverte e fa party in fast forward, cioè in time lapse, velocizzata. Oh, finalmente la Tessa inizia ad avere spirito d'autoconservazione. Non so se posso lottare per lui invece di salvar me stessa. Brava Tessa, fatti due domande! Gli ha chiesto una pausa? Lei gli chiede una pausa e lui le dice: non riuscirei a scappare da te stessa andando da un posto all'altro? Bah. Tra il passato e il futuro c'è un'ultima possibilità. Il presente sarà. Scusate, Hardin diventa uno scrittore? Ma questo succedeva anche nella saga di libri? No, vi prego, no, non posso. Poi tra l'altro lui che dice: piovono offerte su offerte per il mio libro, il libro scritto su di loro, sulla loro storia eventualmente. Ma poi che offerte deve prendere che lui è un raccomandato del cavolo? Cioè, in teoria Tessa non dovrebbe lavorare nella casa editrice. A parte che in questo trailer fa la barista, quindi credo che si sia licenziata, però non lavorava nella casa editrice dove praticamente è manicato Hardin. Vabbè, non lo so, insomma. È quello che gli inglesi chiamano industry plant, questo. Vabbè, quindi sarà un libro trash sicuro, però piovono offerte su offerte. Ma siamo seri? Lei dice: io non voglio che la gente legga i cavoli miei, sostanzialmente. E lui: non è solo la tua vita, è la nostra vita! Ma Hardin? Che poi le dice anche: che senso ha avuto? Le dice una roba del tipo: che senso ha avuto vivere queste cose se non possiamo raccontarle e diffondere per ispirare altra gente? Ma cosa vuoi ispirare? Ma cosa vuoi fare? Vabbè. Parla di perdono e amore incondizionato? Sembra una fascetta. Quelle fascette vaghissime che scrivono tipo un saggio che si legge come un romanzo. No, raga, diventa metaletterario! Io impazzisco! Cioè, il libro si chiama After! Ma ditemi che. Ma succede anche questo nel romanzo? In After 4 succede questa cosa? Perché io volo! Cioè, Anna Todd metaletteraria! Cioè, il libro si chiama After e Tessa, tra l'altro, dice: after in che senso? Scusate, devo risentire la battuta. È il mio viaggio dopo averti incontrata. After, adoro. Oh no, sta compiendo un crimine, Hardin! E adesso? Inquadratura a caso col climax. Col climax. Metti alla prova ogni centimetro del mio autocontrollo. Non immagini quanto. A settembre esce! Ah! Su Prime Video! Quindi me lo vedrò così. Va bene, va bene. È finito. Allora, devo dire che dal punto di vista di realizzazione del trailer sembra un po' meglio in realtà, nel senso che non l'hanno puntata sugli addominali di lui o sul finto thriller brutto. Sembra anche molto più noioso, però.
Diciamo che probabilmente perché sono appena reduce di quel filmaccio oceno, questo mi sembra quasi bello, nel senso che mi ha rifatto un attimo gli occhi, ci sono delle luci fatte bene, giuste almeno. Quindi aiuto, forse non era il momento giusto per fare la reaction a questo trailer, per essere veramente oggettivo. Però devo dire, rispetto ai trailer precedenti, sembra un film un po' più misurato. Però bisogna vedere, perché il 3 sembrava comunque più presentabile del 2 dal trailer, invece era una ciofecata assurda. Però io amo questo gioco metaletterario del libro After dentro ad After. Ma io sto volando, ma se avete letto il libro fatemi sapere se veramente questa cosa c'è nel romanzo, perché io volo, volo male. E detto ciò, vabbè, ovviamente lo vedrò, e se invece uscirà dai binari trash, naturalmente ve lo dirò senza problemi. E ovviamente se amate questi film, sappiate che io sì, sono un po' acidino, però ognuno può amare ciò che vuole, quindi non prendetevela. Ecco tutto, questa è la mia reaction al trailer di After 4, After Ever Happy. Ma che brutto titolo è, tra l'altro. Vabbè, lasciam perdere. In ogni caso vi mando un bacione, fatemi sapere qua sotto se questo video vi ha divertito, spero di sì, almeno tenuto un pochino di compagnia. Io vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacio e ciao ciao.